rivolto alle persone che hanno bisogno di assistenza e purtroppo oggi la burocrazia a tutti i livelli rende spesso, anzi sempre più spesso necessario il ricorso a persone competenti che possono aiutare il cittadino a districarsi nei meandri della pubblica amministrazione. E devo dire che da questo punto di vista il Comune di Piedemonte Etneo dà una buona mano per creare opportunità di confronto, da questo punto di vista noi la nostra parte la stiamo facendo. Quindi sono contento di essere qua assieme a Padre Salvatore, che mi accompagna arrivando sempre un pizzichino in ritardo, ma questo glielo perdoniamo perché è sempre molto affaccendato. Sono contento anche in questa occasione di essere vicino a Padre Salvatore, al quale continuo a fare ringraziamenti per la grande disponibilità e per l'impegno profuso verso Piedimonte, una collettività in maniera coerente con quella che è la funzione sociale della Chiesa, che è estremamente importante. Quindi ora lascio la parola a Padre Salvatore per una preghiera augurare, dopodiché procederemo assieme alla titolare al taglio del nastro, che sarà sicuramente accompagnato da un fragoroso applauso.